La generosa cromatura e il nuovo paraurti anteriore sono le modifiche estetiche più evidenti, ma l'Auris Restyling, che viene lanciata a 3 anni dal debutto del modello, presenta le novità più importanti sotto il cofano. Ci sono infatti un nuovo 1200 turbo benzina da 112 cavalli e un 1600 turbo diesel di pari potenza, 112 cavalli sempre. Non solo, debuttano anche un nuovo sistema di sicurezza anticollisione da 10 a 30 km orari e il sistema che evita l'abbandono involontario della corsia. Proprio il nuovo turbo diesel 1600 è il primo motore su cui mi concentro. Fluido e pronto alle richieste dell'acceleratore fin da 1400 giri, non eccelle in a lungo. A 3500 giri ha infatti già dato tutto. Poco male, il guidatore medio di una compatta a gasolio non si mette certo a tirare le marce. Nel caso, meglio il 1200 turbo a benzina, altrettanto generoso ai bassi, spinge fino a quasi 6000 giri. Lo spazio nell'abitacolo abbonda in ogni direzione. È innegabile il passo in avanti in termini di interfaccia grafica, che può contare ora su un touchscreen da 7,1 pollici. I prezzi della nuova Auris, le cui vendite sono iniziate con l'inizio di giugno, partono dai 22.000 euro della 1200 turbo benzina, la gamma dell'hybrid invece parte da 23.900 euro e la 1600 turbo diesel ha un prezzo d'attacco di 24.250 euro. La cosa più interessante però è Paper Drive, ovvero la formula d'acquisto che permette di versare un anticipo iniziale variabile in base alle motorizzazioni e con un gettone sempre uguale di 200 euro di poter usufruire della vettura tutto compreso, sia essa una 1200 turbo benzina, una 1600 turbo diesel o un hybrid.